Per quanto riguarda la tempistica di approvazione di questo decreto che oggi andiamo a presentare, devo dire che non ho ben capito se per conoscimento, perché li ho stressati, tutti i soggetti coinvolti nel dare pareri e le verifiche di legittimità si sono attrezzati. Considerate che solo a metà novembre abbiamo avviato la consultazione con la conferenza Stato-Regioni e addirittura il Consiglio di Stato il 18 dicembre mi ha rilasciato un parere favorevole senza nessuna condizione, salvo alcune piccole correzioni. Col danno si è perso un po' più di tempo, ma anche con loro sono riuscita, come dire, a singolare, perché in effetti ho curato questo decreto come fosse un figlio, sempre con il supporto valido e forte del gruppo di lavoro. Questo decreto porta il numero 39, e mi piace anche il numero perché insomma è un multiplo del numero primo, del 24 febbraio 2015, e quindi è un regolamento che reca appunto criteri della definizione dei costi ambientali e della misura. Perché è stato necessario farlo? Come è già stato detto anticipatamente dall'avvocato, dal direttore Pernice e dal ministro, è l'esito di un incontro degli incontri che ha avuto con la Commissione europea sulla valutazione dei piani di gestione, dove appunto chiedeva un'azione. La necessità di soddisfare una condizione interessante per l'accesso ai fondi comunitari, quindi impegno nel piano d'azione dell'accordo di partenariato sottoscritto a ottobre 2014, e poi per aiutare le autorità di bacino nella reportistica che dovrà essere data, contatto alla Commissione entro il 2016, e poi cercare di trovare un'armonizzazione degli approcci esistenti. Tutto questo è avvenuto e avviene in coordinamento con il gruppo di lavoro comunitario, dove, e qui devo dirlo, il lavoro dell'ingegnere Pugliese e delle sue prestazioni sono veramente determinanti, perché da solo non ce la potete fare, fondamentalmente. Grazie. Allora, il gruppo di lavoro che cosa dice? È stato detto il gruppo è iniziato a novembre 2013, man mano si è allargato, si è inserito l'ANCI negli ultimi tempi, ANEA veramente già dopo che erano state chiuse le linee guida, ma sia chiaro, il lavoro del gruppo non è concluso, abbiamo intenzione di continuare, anche perché abbiamo in programma di elaborare un manuale operativo per applicare queste linee guida, e chiedo, e anzi ne approfitto, anche al mondo accademico, alcune di queste università come Bologna, Padova, Siena, Urbino, poi dovrò un modo di ringraziare singolarmente i professori che si sono uniti in questo lavoro, chiedo appunto anche agli operatori di fornirci qualunque documento abbiano elaborato o esperienze che sono state, che hanno portato un risultato, perché è giusto ed importante che le buone pratiche vengano raccolte e diffuse in modo che siano un esempio e anche d'ausilio e d'aiuto a chi poi deve mettere in atto la programmazione e la pianificazione che ha tante complessità e necessita quindi di un supporto notevole. Lo scopo, è raccogliere le informazioni sugli impegni formali dell'internalizzazione di questi costi. Come abbiamo strutturato le linee guida? Partendo innanzitutto dalle definizioni. Una organizzazione tassonomica era necessaria perché poi non avevo modo di vedere in maniera più precisa, più puntuale, distinzione, chiarezza su cosa, quando si parla di utilizzo della risorsa, cosa siano i servizi, cosa sono gli usi, per poter poi attribuire agli uni e agli altri i relativi costi ambientali e i costi della risorsa. Secondo capitolo, l'approccio metodologico. So già, e devo dirlo, che cosa accade, purtroppo questi documenti che ho cercato di tenere, ma non perché riservati, perché comunque abbiamo fatto in modo di dare una diffusione cercando di coinvolgere tutti i soggetti interessati, hanno già avuto alcune critiche, purtroppo è sempre così, quando si arriva a una mediazione l'ottimo non è mai raggiungibile, si è sempre una via di mezzo. Diciamo che questo era il massimo davvero che si poteva ottenere nei tempi ristretti che arrivavamo. Ci scusiamo con gli economisti, qualora avessimo, come dire, usato un po' la sensibilità accademica delle definizioni, ma in qualche modo noi dovevamo trovare una soluzione più possibile pratica. Il terzo capitolo riguarda appunto l'internalizzazione di questi costi. Diceva il Bianconiglio, presto che tardi, forse noi abbiamo già superato intanto il termine ultimo, però cerchiamo di recuperare. Passando alle definizioni, allora, cosa accade? Cosa abbiamo deciso di fare? Che quindi è diventato poi regolamento.
In realtà la direttiva parla, l'articolo 2.38 parla di quelli che sono i servizi da, sui quali bisogna operare un recupero dei costi, ma in realtà quello che a noi ha creato, per dire, interesse è l'articolo del punto 39, perché il punto 39 parla di utilizzi e dopodiché afferma che sono in questi ricompresi sia i servizi e tutti gli attivi, tutte le attività per le quali dove vi sia un impatto sulla risorsa idrica, bisogna operare l'analisi economica a norma dell'articolo 5 della direttiva stessa. Allora cosa abbiamo pensato di fare? Di prendere appunto, di armonizzare la normativa di gestione della stessa stessa e fare una distinzione netta e chiara di quali siano gli usi e poi di tutte le altre tipologie di utilizzi che poi sono fatti della risorsa. Questo abbiamo notato, l'uso elettrico, l'agricolo, l'industriale, eccetera. E anche la produzione di acque minerali, per così dire, signori, la produzione di acque minerali ha un impatto fortissimo sui profili sotterranei e mi stupisco che si abbia sia piacere a pagare un euro che ha neanche più un litro di acqua minerale e ci sicuramente poi di pagare 2 euro un metro cubo di acqua potabile che ci giunge in casa. Questo mi sembra che sia necessario, quindi metterlo in evidenza. Cosa sono i servizi? I servizi siamo quindi siamo infatti sempre sulla base di quelle che sono le attività che vengono svolte con la risorsa idrica, in primis il servizio di integrato, continuo a dirlo, insomma è sempre migliorato di quello che più mi auguro, di per timori di alcuni e per speranza di altri, quello che poi finisce sempre col pagare più di tutti, lasciando sempre al netto del fatto che la tariffa possa essere bassa. Però sia chiaro, questa distinzione era necessaria, fa chiarezza cosa siano i servizi, perché quando parliamo di servizi integrati è un piccolo segmento di tutto quello che è l'insieme di servizi idrici. E tra questi abbiamo servizi di progresso industriale, riso, gestione di grandi laghi piattini, reti di bonifica, eccetera. Il corrispettivo della leva finanziaria, su cui generalmente c'è che rifatto, giusti, parliamo di canoni, sui servizi ho scritto generalmente corrispettivi, sia chiaro, alcuni servizi non sono soggetti a corrispettivo, era una semplificazione per la presentazione. D'altra parte, perché abbiamo considerato gli usi? Perché sebbene alcuni usi, pur non traducendosi in servizi, si impattano sul corpo idrico e solo per questo devono essere sottoposti ad analisi economiche e quindi all'obbligo di internalizzazione dei costi ambientali della risorsa. Nel mentre eravamo, abbiamo licenziato le linee guida il 24 luglio, nel frattempo è intervenuta la sentenza della Corte Europea sul caso Germania. Cosa lamentava la Commissione? Cosa che aveva detto anche a noi negli incontri bilaterali, per dimenticare di dire, che vi era una nozione ristretta di servizi idrici e pertanto questo comportava una non corretta applicazione dell'articolo 9 della direttiva quadro. L'articolo 9 è quello che sancisce l'obbligo di una copertura dei costi e di un'adeguata politica dei prezzi che incentivi un uso razionale della risorsa. Allora, naturalmente, non per far polemica, però magari che era la Germania, se fosse stata l'Italia avrebbe avuto torto, con la Germania, la collega Corte ha detto che in realtà la Germania non ha sbagliato, perché afferma la Corte Europea che in realtà la direttiva non dà che le misure relative al recupero dei costi rappresentano solo uno degli strumenti a disposizione degli Stati membri per conseguire gli obiettivi di qualità. La mancata tariffazione non comporta quindi non pregiudica necessariamente l'aggiungimento di questi obblighi e la Commissione afferma altresì che non vi è un obbligo generalizzato di tariffazione dei servizi, questo anche per assicurare magari un mondo agricolo che teme che noi dovremmo sottoporli a una tariffa tal quale quella del servizio di integrato. Ma fa richiamo la Corte Europea al paragrafo 4 dell'articolo 9 della legge. Cosa dice l'articolo 4? Che gli Stati membri possono non applicare il recupero dei costi per una determinata attività di impiego dell'acqua, ma dove questo non comporti il raggiungimento, non compromette il raggiungimento degli obiettivi di qualità, ovvero si può raggiungere l'obiettivo di qualità con altre misure. Quindi se non si applica la politica dei prezzi e la correzione dei costi, bisogna necessariamente ed obbligatoriamente prevedere altre misure. Non solo, il fatto di ricorrere alla deroga, chiamiamola così, del comma 4 dell'articolo 9 necessita anche in questo caso, che non è solo un discorso di discrezionalità, noi facciamo così il punto, va motivato e la motivazione deve basarsi di nuovo sull'analisi economica. Definizioni, costi finanziari, inventario della risorsa, non ci siamo spostati molto da quello che è stato detto
dalla Commissione europea con i documenti di implementazione sotto gli aspetti economici della PQA, ma d'altra parte dovevamo anche essere in grado di poter poi dare risposta a quella che sarà il report in 2013. Cosa sono i costi finanziari? Sono quelli legati alla gestione degli usi e dei servizi idrici. Comprendono in questo caso costi operativi di gestione e di manutenzione e costi di capitale. Già questa distinzione non può piacere invece in questo caso all'economia aziendale. Sono d'accordo, abbiamo ragione, ma perché l'abbiamo scritto? Non perché ci inventiamo le cose, ma perché nella reportistica, nella rapporto che sta elaborando il governo comunitario sul report 2013, c'è questa distinzione. E allora tanto vale che già a monte uno arrivi a fare una distinzione di questi costi in modo che a valle ci sia anche l'altro di poter dare, come dire, direttive le casellini giuste. Costi ambientali, e qui sono i costi legati ai danni. Questa parola danno dà tantissima ansia all'imperatore. Il danno, che cosa abbiamo inteso che sono? Il danno è il semplice utilizzo dell'acqua, cioè la sottrazione dell'acqua al corpo idrico necessariamente può creare un problema delle funzioni ecosistemiche. Quindi sicuramente c'è un'alterazione. Se questa alterazione non è eccessiva, noi riteniamo che non abbia un impatto, non abbia una pressione. Laddove invece si manifesta una differenza dell'obiettivo di qualità prefissato e standard dalla direttiva quadro, è necessario coprire questo gap. E questo gap che cosa rappresenta? Sarà coperto attraverso misure. Cosa sono le misure? Sono per noi i costi ambientali che dovranno essere, come dire, internalizzati attraverso appunto, l'attuazione delle misure. Costi della risorsa, questo ci ha creato un'idea, era quello che un po' ci spaventava, ma devo dire che il nostro legislatore è non tanto quello moderno, mi spiace dirlo, sono una autrice del testo unico del 33 con tutti i limiti che può presentare, ma è un testo unico eccezionale. Cosa sono i costi della risorsa? Sono i costi delle mancate opportunità, è un concetto legato soprattutto a un concetto di scarsità, quindi un costo di scarsità. Laddove l'acqua non è abbondante, bisogna soddisfare questi usi che entrano in conflitto, e tra questi usi innanzitutto va garantito la funzione ecosistemica, quindi la tutela del corpo idrico. Perché ho citato il testo 33? C'è l'articolo 19 che sancisce un principio fondamentale, afferma che la concessione di derivazione d'acqua è fatta entro i usi e entro i limiti di disponibilità della stessa. Questo concetto di disponibilità va considerato al netto della quantità d'acqua necessaria a garantire le funzioni ecosistemiche. Per cui, il principio fondamentale è garantire la tutela del corpo idrico. E allora che cosa abbiamo detto? Cos'è il costo della risorsa? È quel costo che si genera se c'è una non possibilità di soddisfare tutti gli usi e soprattutto se vi è un'alternativa d'uso a quello esistente ha un valore economico maggiore, e quindi questo è questo valore economico maggiore determinato da uno spiazzamento che può esserci da una domanda elevata, quindi ha un maggior valore aggiunto in termini economici anche di minore utilizzo della risorsa stessa, e a volumi presuntivamente il raggiungimento degli obiettivi di qualità, cioè quella netto di cui parlavo prima, per cui il corpo idrico diventa un soggetto, diciamo così, soggetto ambientale a un'istanza che va, da cui va data risposta, va garantita. Per la valuta di metodi di valutazione, la letteratura economica non offre tanti, noi abbiamo optato per il costo della valutazione dei costi delle misure. Perché? Perché parto forse dalla parte finale, perché fondamentalmente è quello più semplice da applicare, quello che costa anche meno. E quindi, siccome siamo in una situazione di non ci stanno soldi, le tasse sono vuote, bisognava aiutare gli operatori ad avere un approccio il più semplice possibile. Naturalmente poi credo che tra gli interventi verrà fatto anche un confronto tra le altre possibili metodologie di determinazione dei costi ambientali. Allora, abbiamo detto appunto che il costo viene dato dal costo della misura, sappiamo perfettamente che questo non rappresenta il valore totale del bene, quindi c'è una sottostima del bene ambientale.
ma questo approccio comunque si sposa nei casi in cui abbiamo noto già lo standard di qualità obiettivo, e cosa che la direttiva quadro ci fa, lo stato buono del corpo idrico. Quindi, sapendo che dobbiamo arrivare, partendo dallo stato, dalla valutazione del corpo e dello stato di salute, dobbiamo approcciare, mettere in atto misure che ci consentano di raggiungere il livello di priorità. Vado un po' velocemente per recuperare un po' i tempi stessi, chiedo scusa. Come arrivare alla valutazione dei costi? Abbiamo questo diagramma, non lo sto a spiegare tutto, però insomma faccio un piccolo cenno. Esiste una versione? Se no, posso ambientare un concetto. Qui, valutazione dell'impatto. Valutazione dell'impatto, se questo è solo sull'ambiente idrico, o anche su altri utilizzatori. Allora, c'è qui a fianco, sono in atto misure per prevenire, evitare, mitigare, contestare i danni. Questa domanda, che poi dopo c'è la stima di costo delle misure, eccetera, signore, noi siamo al 2015, il Versano avrebbe dovuto già aver applicato tutte le misure di base. E quindi, cosa dovremmo fare noi oggi in un paese, in una condizione ottimale, solo valutare la valutazione del danno residuo? Ma noi siamo ancora in una fase dove le misure di base non sono state attuate. E quindi il processo, per questo dicevo di Arcolino presto che tardi, è acceleriamo, sono in difficoltà, poi avremo modo, ecco, ci saranno interventi che parleranno dell'extension, quindi insomma per un po' velocemente. Valutazione dei costi della risorsa, concetto abbiamo detto differente dal costo ambientale, perché più che altro legato a un concetto di scarsità. La domanda è: c'è equilibrio tra disponibilità e tra bisogni? Sì, nessun costo della risorsa. No. Valutazione della natura di questo squilibrio, che può essere dovuta ad un'efficienza locativa o gestionale, oppure a cause naturali, quindi contingenti, come può essere la siccità. Nel caso di inefficienza locativa e gestionale abbiamo misure di equilibrio e rianutazione, misure supplementari gestionali, nell'altro caso misure gestionali emergenziali. E anche qui richiamo, scusate se lo faccio, ribadisco che a me piace tantissimo il testo unico del 33, ci sono strumenti amministrativi nel testo unico del 33 che, lontano dal concetto di costo della risorsa, avevano già previsto, vi faccio un esempio, sui bacini di montagna. Ovvero vi è un sovraccarico che i soggetti produttori di energia idroelettrica sono venuti a pagare ai comuni ricadenti in un bacino idrico, quindi in un ambito delimitato, un sovraccarico finalizzato allo sviluppo economico del territorio in ragione del fatto che la sottrazione della risorsa e la presenza dell'invaso creava una riduzione del beneficio. Ora, se questo non è una, come dire, poi la valutazione, come viene fatto, possiamo discuterla, ma se questo è il seno a un principio di compensazione del costo della risorsa, direi che insomma è un esempio eclatante. 1954 risalgono le facilità di volontà, nel testo del 33 prevedeva anche un altro aspetto, l'istituto della sottensione, cioè vale a dire se un concessionario nuovo chiede un utilizzo dell'acqua e laddove vi sia poca risorsa, e quindi per soddisfare l'istanza, veniva prevista una compensazione al concessionario sotteso, che era a valle, però la concessione era stata regolarmente assentita, e che poteva essere compensato in termini di concessione di energia gratuita o addirittura in termini finanziari, monetari. La valutazione monetaria veniva fatta dall'allora Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Però mi piace richiamare questi esempi perché nella nostra normativa ci sono strumenti per far sì che il costo ambientale, il costo della risorsa possa essere alterato. Cito un'ultima cosa, un esempio nei casi di siccità o addirittura il servizio che svolgono i consorzi di regolazione dei grandi laghi alpini, che è quella di ripartire la risorsa idrica nei periodi irrigui, quindi durante la stagione estiva, in base alla disponibilità della risorsa, cercando di soddisfare tutti i fabbisogni senza per questo creare uno stress eccessivo al corpo idrico. Ora, per carità, questo non significa che, avendo creato un equilibrio più o meno giusto a livello di distribuzione di risorsa idrica, che non si genera il costo della risorsa, si genera sicuramente in termini di minore produzione, quindi c'è sicuramente una produzione più bassa perché la risorsa non arriva.
oltre le cose da risorsa abbiamo, insomma, il problema qual è? La valuta di avere conoscenza dei diritti storici delle concessioni, cioè le concessioni in essere, perché tutto parte da lì, da una ripartizione di quanto abbiamo disponibilità di là, costruire il bilancio di, quindi come ho già detto mi hanno fatto velocemente, l'obiettivo di arrivare ad una locazione ottimale, quella di avere, cioè, un costo della risorsa pari a zero. Ora passiamo alla nota dolente. Come internalizzarli, quindi attraverso quali strumenti finanziari, qual è la leva su cui possiamo operare? Politica dei prezzi. Qui abbiamo visto cambi di tariffe, qualcuno mi potrà dire, attenzione, la canone non è un prezzo, è vero, lo sappiamo, ma abbiamo voluto forzare la mano e inserire in questo ambito, perché l'articolo 154 e 152 fa obbligo al che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il concetto del Ministero dell'Ambiente, provvedano a fare un canone normalizzato a livello nazionale. L'idea è quella, quindi, perché riteniamo che al di là delle tariffe del servizio idrico o di altri servizi che possono essere, dovranno essere adeguate, la leva su cui veramente si può avere un gettito importante è proprio quella dei canoni. Ritorno alle acque minerali. Non vi sto a dire, perché il gruppo di lavoro non si è dedicato a fare dei linee guida, ma a fare anche ricognizioni sulle modalità di applicazione dei canoni a livello regionale, sui canoni per la produzione di acque minerali. E signori, in alcune situazioni veramente dire vergognose, dir cosa veramente poca, insomma. Basterebbe aumentare il prezzo di un centesimo, forse di 10 centesimi al litro per prelievo, per avere un gettito di enorme entità, e questo lo dico alle regioni, perché ci sono segmenti su cui si può operare per poter avere introiti finalizzati, destinati, quindi economico, comunque di destinazione per poter appuntare il programma del ministro. E quindi è intenzione, ora concludo, del gruppo di lavoro di approcciare a un'idea di costi di cambio che potrà essere, come dire, divisa in una quota fissa e in una quota variabile, economico, quindi possa alle regioni di destinare quota parte di questi al finanziamento del programma di misure. Strumenti fiscali, tasse, tributi, in Italia non ne abbiamo, abbiamo i contributi con la fiscalità generale. Ma abbiamo anche un'altra cosa, e qui ritorno di nuovo al testo del 33, in caso concessionario, ovvero a coloro che prelevano l'acqua e le fanno utilizzi, vengono imposti obblighi che in qualche modo possono concorrere alla riduzione del costo ambientale, che sono ad esempio, al di là dell'acqua minimo del flusso vitale, gli scambi di licenza di pesci, di qualificazione fluviale, seminati avannotti, e poi obblighi normativi imposti a situazioni contingenti. C'è un obbligo che ogni revisione, signori, che verrà fatto con il bilancio idrico, per cui non sono soggetti all'indennizzo chi abbia già la concessione in essere. E questo è un principio importante, perché ritorniamo qui da Francesco, che in acqua la concessione è fatta entro i limiti di disponibilità, e la disponibilità deve tener conto anche del corpo idrico. Internalizzazione dei costi, va bene, velocemente, qual è? Dove dobbiamo arrivare? Pur tra parentesi, l'aspirazione sarebbe quella. Quindi un concetto di adeguato ricupero di questi costi che copre almeno i finanziari e ambientali della risorsa secondo il principio di inquina fase. L'approccio quindi c'è una serie di azioni semenziali da dover affrontare. La riguardante sostenibilità, qui faccio breve cenno, magari la sostenibilità lo lascerò poi anche inizialmente al turista di Fuggi che parlerà dell'essenzione e che quindi il concetto di sostenibilità verrà ampiamente trattato, ci sarà un altro intervento. L'adeguatezza prevista, abbiamo descritto nelle linee guida, è che lo scopo principale è quello di raggiungere degli obiettivi qualitativi e bisogna trovare in questo contesto la combinazione di misure che dia miglior risultato in termini di efficacia a miglior costo, garantendo contestualmente la sostenibilità socio-economica e l'equilibrio economico-finanziario alla gestione dei servizi, ovvero due profili, capacità di copertura finanziaria di misure ritenute efficaci, garantia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione dei servizi. Sostenibilità, articolo 4, va bene. Grazie mille, scusate per gli amici. Allora, tocca faccio tutto io, scusate, parlo tanto, dopo parlerò.